Salve a tutti gente, buon mercoledì da The Name Before Tokyo. Bene, mercoledì equivale al capitolo di One Piece, quindi oggi parliamo del 739 intitolato Capitano. Allora, diciamo subito che è un capitolo che a me personalmente è piaciuto molto, adesso vi spiegherò perché. Allora, per quanto riguarda la prima parte, vorrei parlare un attimo del personaggio di Trebol. Ecco, è emerso già dallo scorso capitolo, si poteva dire già nello scorso capitolo, come questo personaggio manchi, secondo me, un pochino di acutezza. Ecco, non è sicuramente un personaggio molto scaltro. Non si vede solamente dal fatto che viene ingannato da Robin, ma anche dal modo in cui distrugge in pochi secondi, tra l'altro, facendo una parentesi, denotando una grandissima forza. Questo bisogna dargliene atto, distrugge uno dei luoghi simbolo del potere di Doflamingo come l'Executive Tower, che è un luogo fondamentale per quanto riguarda la trasformazione, il processo di trasformazione, diciamo così, dei gladiatori sconfitti in giocattoli. Quindi, diciamo così, distruggere un luogo così importante in pochi secondi, secondo me, denota una certa mancanza intellettiva da parte di Trebol, che poteva sicuramente, diciamo, fare una mossa diversa. Parlando un pochettino del suo potere, ecco, nella diatriba tra Rogia e Paramiscia, in questo capitolo sembra effettivamente essere più un Rogia che un Paramiscia, anche se a me ha ricordato molto il suo potere questo qui, e sto parlando del volume 14 di One Piece, in particolare vedete la scena con Mr. Free che immobilizza al suolo Dory, scusate, Brogi, il gigante, tramite appunto il suo potere, quindi il frutto della Dela, che è appunto un Paramiscia. La simmetria è abbastanza evidente, anche se mi è stato fatto notare in questo capitolo Trebol sembra essere ancora fondersi con la materia che emana, cosa che Mr. Tree fa solamente all'inizio, solamente quando lancia l'attacco, ma non in seguito. Quindi da questa chiave di lettura potrebbe sembrare effettivamente che Trebol sia un Rogia e non un Paramiscia, anche se qualche dubbio rimane, ora le probabilità che sia un Rogia si alzano. Comunque è un Rogia abbastanza simile al Paramiscia di Mr. Tree, come si evince anche dalla vignetta che appunto si vede nel volume numero 14. Per il resto, ecco, parliamo 5 secondi del personaggio di Usopp. Ecco, alcuni avevano detto: no, ma guardate che sta fingendo, sta bluffando, in realtà non se la sta facendo sotto. Ecco, se come voleva si dimostrare in questo capitolo, Oda ci mostra come non abbia voluto snaturare il personaggio di Usopp, se la stava facendo sotto nel capitolo precedente, se la sta facendo sotto ancora in questo capitolo, tant'è che vorrebbe addirittura scappare via ed abbandonare, diciamo così, la scena. Viene poi invece fermato dalle parole di Leo, che si dimostra molto più coraggioso di Usopp, parole che rivelano quello che è il punto centrale, il punto focale del capitolo, ovvero il personaggio di Mister Soldato. Prima di parlare di Mister Soldato, volevo fare un ultimo appunto sulla situazione nei sotterranei, quindi la situazione intorno a Trebol. Ecco, è stato detto che il punto debole di Trebol possa essere il fuoco, ma io questo lo escludo perché è Trebol stesso che si dà fuoco. Quindi un eventuale potere, mi viene in mente magari la stella Firebird di Usopp, ecco, sarebbe completamente inutile quando è lo stesso Trebol che si dà fuoco, per cui sicuramente il fuoco non è il suo punto debole. Alcuni avevano addirittura ipotizzato che potesse essere chiamato in gioco Kinemon, appunto che utilizza comunque il fuoco nei suoi attacchi per sconfiggere Trebol. Ecco, mi sembra difficile. Io credo a questo punto che sia più probabile che Usopp sconfigga Sugar, così che l'incantesimo venga sciolto e tutti i giocattoli che sono presenti nei sotterranei si ribellino e combattano insieme contro Trebol. Tra l'altro, se Trebol fosse veramente un Rogia, come sembrerebbe da quest'ultimo capitolo, uno dei pochi metodi sicuri per sconfiggerlo sarebbe l'ambizione, appunto. E chi è che possiede l'ambizione in questo momento lì sotto? Usopp? No, di certo. Robin? No, di certo. Chi è che ha l'ambizione? Ecco, Don Cinjao e magari altri combattenti che sono stati trasformati in giocattoli. Quindi un loro intervento in massa, tutti insieme, contro Trebol potrebbe essere veramente una chiave di volta sicuramente innovativa e particolare per mostrarci la sconfitta di uno dei tre semi di Doflamingo. Ecco, a parte questo, parliamo un pochino del personaggio di Mister Soldato. Ecco, Mister Soldato, c'è stata la conferma, come molti si aspettavano, che Mister Soldato effettivamente sia non solo il padre di Rebecca, ma sia anche il famoso Kairos, quindi il gladiatore leggendario che, diciamo, 20 anni prima era l'eroe del Colosseo e praticamente è rimasto imbattuto per più di 3.000 incontri. Ora,
Tra l'altro, un'altra cosa divertente di questo capitolo, secondo me, è il fatto che Oda ci ha trollato l'ennesima volta. Infatti, si facevano molte ipotesi, molte seghe mentali, per così dire, sul come il personaggio di Mister Soldato potesse essere sfuggito, per così dire, al potere di Sugar. Quindi, magari grazie alla forza di volontà o cose particolari, eccetera. Ecco, in realtà la cosa era molto più semplice. Ci viene detto praticamente che Mister Soldato è immune al potere di Sugar semplicemente per un errore, della ragazzina. Quindi, semplicemente perché lei, si è dimenticata di stipulare il contratto. Quindi, una ragione molto semplice, fuori da teorie, seghe mentali, eccetera, e che ci è stata svelato. E quindi, anche questa è una scelta di Oda che mi è piaciuta molto. Tra l'altro, ecco la domanda che mi pongo io adesso, che vi pongo pure a voi, è: secondo voi, nella sua forma umana, Kairos, è veramente azzoppato, quindi gli manca una gamba, oppure la sua trasformazione in soldatino con una gamba sola è stata fatta apposta per neutralizzare il suo potere, magari e la sua forza? Questa è una domanda che vi faccio, rispondetemi sotto nei commenti come la pensate in merito. Per il resto, la cosa certa è che Kairos è sicuramente molto forte. Ovviamente non a livello di Doflamingo e neanche di Rufy, ma comunque è sicuramente a un livello parecchio alto, vista anche la fiducia, la cieca fiducia che i Tontatta sembrano avere nei suoi confronti. Probabilmente si tratta comunque di un guerriero di buon livello. Io mi aspetto di vedere anche un suo contributo nella lotta finale contro Doflamingo. Ovviamente. Nella sua versione umana, quindi le prenderà di nuovo probabilmente, però mi aspetto comunque di vederlo combattere al pieno delle forze nella sua forma originaria. Questa è sicuramente una cosa che mi aspetto. E che comunque, se dovesse rivelarsi tale, sicuramente non direi che è una cosa scontata, così come non era scontato il fatto che fosse veramente Mister Soldato, ma comunque una cosa che personalmente gradirei molto. Per il resto, voglio parlare un attimo della situazione all'interno del Colosseo, che sicuramente è una parte marginale di questo capitolo. Vediamo innanzitutto, scopriamo qual è l'età di Rebecca, cosa che avevo ipotizzato essere intorno ai 16-17 anni. Ci viene detto appunto che ha 16 anni, quindi almeno su questo ci avevo preso, diciamo così. La vediamo, ecco, scagliarsi contro Diamante, prenderle da Diamante, cosa anche questa prevedibile, ma che comunque non mi è dispiaciuto. La cosa che magari non mi aspettavo e che mi ha fatto divertire è l'ordine impartito da Sabo a Bartolomeo. Ecco, gli dice: tu proteggerai Rebecca, quindi probabilmente vedremo Sabo confrontarsi con Burgess, come già abbiamo visto qualche capitolo fa, e Bartolomeo scontrarsi con Diamante. Sarà veramente Bartolomeo in grado di sconfiggere uno dei tre semi di Doflamingo, quindi di sconfiggere Diamante? Chissà, lo vedremo questo nei prossimi capitoli. Se dovesse farlo, sicuramente la cosa mi stupirebbe abbastanza, visto che io pensavo alla fine si sarebbe arrivato a uno scontro a tre, escludendo quindi Bartolomeo e Rebecca. Quindi, se Bartolomeo sconfiggerà Diamante, sarà sicuramente una cosa abbastanza inaspettata. Vedremo come andrà. Tra l'altro, una piccola curiosità, voglio farvi notare come Bartolomeo, come Sabo appunto sbaglia a pronunciare il nome di Bartolomeo. Ecco, voi direte: ma questa è una cosa ininfluente, una semplice gag. Ecco, sì, è vero, è una cosa ininfluente, una semplice gag, ma chi è che sbaglia sempre o comunque spesso i nomi degli altri personaggi nei manga shonen? Semplice, i protagonisti, quindi non solo Rufy, ma mi viene in mente anche Toriko, altri personaggi che spesso sbagliano a pronunciare i nomi degli altri personaggi, sono di regola i protagonisti o comunque personaggi molto importanti. Ennesima riconferma del fatto che quel personaggio mascherato sia Sabo e che probabilmente sarà un personaggio fondamentale non solo per la saga di Dressrosa, ma io penso anche in futuro. Non ci libereremo, tra virgolette, di lui, come è successo per il personaggio di Ace, e io sono contento anche di questo. Quindi, per tutta questa serie di motivi, il capitolo mi è piaciuto molto. Tra l'altro, adesso voglio farvi una domanda, quindi una piccola domanda in azione. Il prossimo capitolo sarà quello che chiuderà il volume. Come al solito, i capitoli che chiudono il volume sono caratterizzati da colpi di scena. Adesso, secondo voi, quale sarà il colpo di scena finale? Quindi, che vedremo nel prossimo capitolo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ecco, vi lascio con questa piccola domandina. Tra l'altro, ecco un capitolo che mi è piaciuto molto. Molti si aspettavano che la scena in questo capitolo si rifocalizzasse, si rispostasse sulla Sunny, siccome è da un po' di tempo che non la vediamo. Magari potrebbe essere proprio il prossimo capitolo, quello dedicato alla Sunny, quindi alla situazione di Sanji e gli altri, per vedere come se la stanno cavando contro Big Mom, perché potrebbe essere veramente un capitolo ricco di colpi di scena.
Ora fatemi sapere come la pensate, se vi è piaciuto il video magari lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale, io sono sempre The Name Before Tokyo e con la rubrica del capitolo, per quanto riguarda poi il capitolo conclusivo del volume, quindi mi aspetto un grande capitolo, ci vediamo la settimana prossima, sempre di mercoledì. Un saluto a tutti ragazzi e ciao, alla prossima.